Eccoci di nuovo con una puntata di Sette Calcio Mercato, linea Stefano Bagliani. Amici calciofili, bentrovati da parte di Stefano Bagliani e soprattutto da parte di settecalcio.it per una nuova puntata di Sette Calcio Mercato, la quarta in questo caso. Dopo le prime due abbiamo riscontrato oltre 2.000 visualizzazioni, la terza abbiamo sfondato il muro delle 3.000, per cui siamo particolarmente soddisfatti. Un grazie a Marina Tomassoni per lo start che ci dà in tutte le trasmissioni e anche per quanto riguarda le raffiche di calciomercato. Una trasmissione questa nel corso della quale si parla ovviamente degli affari che si stanno facendo, delle trattative di vario tipo, dalla Serie D fino alla seconda categoria, ma anche si parla un po' di argomenti approfondendoli con i vari ospiti che vengono alla nostra trasmissione. Anche oggi ne abbiamo tre, sono tutti di primissimo livello. Cominciamo dalla mia estrema sinistra con Cristiano Turchi, direttore sportivo della Merina. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Cristiano, grazie di essere intervenuto. Poi grazie. Troviamo Moreno Pompei, direttore sportivo della Tiberis. Ciao Moreno. Buonasera a tutti e un grazie per la trasmissione. E qui vicino a me invece c'è Filippo Petterini, che è il nuovo direttore sportivo della C4, di cui è anche vice allenatore. Così almeno. Salve a tutti, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Non mi sento né l'uno né l'altro. Ancora dentro, forse giocatore. Ancora un po' fresco. Infatti diciamo che. Però devi fare poi i conti con la dura realtà. La dura realtà, l'addio al calcio, il tuo addio al calcio, insomma, ci ha preso un po' la sprovvista, perché comunque. No, causa di forza maggiore, il Covid, oltre ad aver dato una botta, diciamo, all'economia, anche a me l'ha data. La botta definitiva. Beh, è stato, sì. L'anno giocavo a Foligno tutto bene, poi il primo lockdown, diciamo, i vari problemini al ginocchio che avevo ne sono venuti fuori con più questo insistenza. Perché hai rallentato un po' l'attività? Probabilmente sì, un po' il tono muscolare, non lo so, sinceramente anch'io non mi sono dato una spiegazione. L'unica cosa certa è che non devo smettere. Oramai, insomma, il dolore è un po' troppo forte. L'età, anche perché è 41 anni comunque sia. Sì, vabbè, quella, però quelli ci sono, l'unica cosa c'è, quelli ci sono. Avevi dimostrato che nonostante sì, però l'età eri sempre. È andata così, dai, va bene così. È andata così. Benissimo, io direi di cominciare un attimo parlando un po' della Serie D, che è finita perlomeno come regular season. Applausi a scena aperta, direi, al Trestina, che ha conquistato un terzo posto storico e che si giocherà anche i playoff. Nella gara di andata, di sola andata, sabato al Bernicchi contro il San Donato Tavernelle, con possibilità ovviamente di andare in finale e giocarsela contro Trastevere e Siena. Voi non so se avete seguito un po' da vicino le vicende delle varie società umbre in Serie D, se volete dare una valutazione di come è andata, diciamo. So, vuoi cominciare tu, Filippo? No, io ho seguito nel tu senso. Hai seguito anche il Foligno. Esattamente, conosco. Sì, è indubbio che il Trestina è stata la squadra. Magari all'inizio dell'anno tutti pensavamo la Di Ferno potesse essere, no, l'Umbra con qualcosina in più, e anche per come era partita poi. E invece devo fare i complimenti intanto alla società per come lavora negli anni, sempre il passo mai più lungo della gamba, facendo sempre le cose oculate. E poi a Marco Bonura, che intanto è un amico che ci sentiamo spesso. E veramente per il lavoro che ha fatto quest'anno è in fuori di ogni dubbio, ma anche negli anni passati io mi ricordo, cioè andrei a sottolineare, esatto, perché quello che ha fatto col Bastia, con la Subas, cioè secondo me non ha fatto cose così, ha fatto cose sempre oltre le aspettative delle società in cui era, credo io, questo è un parere mio, poi sì, quindi faccio i complimenti. Vero. La Di Ferno è forse la squadra più forte, ripeto, sulla carta, ma poi dopo ci ha avuto qualche problemino. Il Cannara pure ha fatto un'ottima annata. Foligno ha avuto più di un problema, mettiamola così. Diverse tempeste, ahimè, ha avuto più di un problema, lo dico con il però cuore. Alla fine ce l'ha fatta, speriamo. No, sicuro, adesso un po' comunque siano, ci sono stati play out e quello questo è stato nuovo, agevolato la cosa, quello sì, sì, e poi dai, faccio i complimenti a tutti i ragazzi, al capitano in primis, che è un amico, che tra l'altro è anche stato votato come il miglior falchetto dell'annata. Sì, no? Sì. Moreno,
Vuoi aggiungere qualcosa sulla Serie D? L'hai visto qualcosa? Sì, prima io il complimento lo faccio alla squadra vicino a me, il Trestina, perché ormai ha dimostrato che può stare tranquillamente in questa categoria, anzi, aspirare anche qualcosa di più. La società e lo staff tecnico stanno lavorando benissimo. Io non avevo dubbi neanche nel mister, perché il mister lo conoscevo bene e voglio ricordare che ha chiuso la carriera con me a Pierantonio, quindi in Serie D a Pierantonio, l'ultima stagione l'ha fatta lì. E il Trestina, secondo me, può aspirare anche a una categoria più importante, entrare in Serie C, perché rappresenta un pochino il bacino, per un po' di anni ha rappresentato il bacino, la forza dell'Alta Valle del Tevere. Poi ora c'è anche il Tiferno. Ecco, io sarebbe eccezionale se unissero le forze, veramente avrebbero le forze per fare una società, una squadra per aspirazioni importanti anche a livello professionistico. Però, la vedi possibile un'unione tra Bambini e Bianchi? Io l'ho visto, perché non c'è un grande fra di loro, un grande come feeling. Società vanno, si può dire che non ci sono contrasti, vanno d'accordo. Sarebbe la soluzione più giusta, perché poi risorse buone risorse da una parte e buone risorse dall'altra farebbero, se unissero le forze, un pochino il campanilismo non c'è, perché spesso volentieri, anche quando c'era la possibilità di pubblico, la stesso Trestina giocava a Città di Castello, quindi al Comunale di Città di Castello, e quindi volte. Potrebbe essere in futuro anche una scelta. Io me lo auguro, perché sarebbe anche per le altre società del comprensorio importante, sarebbe trascinare dietro il mondo calcistico dell'Alta Valle del Tevere. Poi io dico un grazie al Trestina, perché tornata ad Umbertide era stato devastato il settore giovanile. Sai, quando una società non ha il settore giovanile, fare calcio è molto difficile, dare futuro anche alla società. Però a Umbertide è ripartito anche il settore giovanile con circa 75 ragazzi, però sono dal 2007 in avanti. E quindi ci vuole qualche anno per ritornare autonoma. Stanno lavorando bene, però grazie al Trestina che posso accedere ai propri giovani per poter disputare il campionato di promozione. Lavorano bene e con il presidente Bambini e Podrini, il direttore sportivo, c'è un buon rapporto, quindi dico che fa bene il Trestina, fa bene anche alla Tiberis. Benissimo Moreno. Cristiano, vuoi aggiungere qualcosa? Posso soltanto che fare i complimenti alle nostre squadre di Serie D, perché secondo me sono un po' un esempio, perché hanno progettato per anni e adesso stanno raccogliendo i frutti. Questa è una cosa, secondo me, da prendere esempio per tutte noi società, magari che adesso facciamo la promozione o magari l'eccellenza, perché lavorando in un certo modo, in una certa maniera, con professionalità, con serietà, poi alla fine i risultati arrivano. E quindi voglio fare un complimento al Trestina, ma non solo, al Cannara, alle altre società, tutte le società di Serie D. Bene. Tra l'altro a Merina, che mi dicevi già l'anno scorso, avevate ambizioni importanti, insomma, volevate provare a fare il salto. Sì, è diciamo confermato che, anche quest'anno questa intenzione? Allora, diciamo che la Merina credo che come piazza, come cittadina, meriterebbe molto di fare la Serie A dell'Umbria, d'eccellenza. Non è facile, specialmente adesso, che col problema Covid sicuramente ha dato maggiori difficoltà a noi società. Però l'obiettivo nostro comunque è di fare un campionato di vertice, questo sicuramente. Non è facile perché oltretutto stiamo vivendo in questi giorni, io penso che non è solo la Merina ma in generale, che c'è una dei ragazzi anche in prima squadra, anche importanti,
che magari hanno raggiunto anche un'età un pochino più grande, che non hanno più quella voglia. Quella voglia, è come se fosse diventati un po' pigri. La famiglia, il lavoro, dice ma io adesso mi rimetto di nuovo ad allenarmi la sera. Quindi è un momento difficile, non è facile secondo me, è sotto alcuni punti di vista. Che ho sentito anch'io da più di una persona. Non solo i ragazzi della prima squadra. Purtroppo a scendere noi abbiamo attualmente almeno 4-5 ragazzi allievi, 4-5 juniores che hanno detto che vogliono lasciare via, ma anche ragazzi bravi. Lasciando perdere il calcio in sé per sé, parliamo anche di sociale, comunque questa è una sconfitta. È una situazione da affrontare anche in maniera celere, perché comunque sicuramente anch'io alcune che dice ah, ma io la domenica adesso vado a spasso, mi vedo le partite in TV, diciamo è cambiato un po', no, l'abitudine domenicale del sabato, perché comunque giocare a calcio significa andare a pranzo solitamente alle 10:30, alle 11:00 e tornare a casa alle 6:30, alle 7:00, insomma, no? Per cui è un po' tutta la domenica, su per giù. Poi dopo, questo magari quando vai in trasferta in casa un po' meno, ma su per giù, diciamo che i tempi io sono quelli. Una vita e se ti tu anche peggio, perché comunque anche il giorno prima. Però è verissimo, cioè è una cosa che ha detto lui, non è da sottovalutare. Lo condivido appieno. Anche alla C4 registrata. No, però sono situazioni anche, come dice lui, no, a parte prima squadra, però su allievi, junior, perché poi magari quelli più piccolini no, però sono situazioni che sono, anche in prima squadra si è verificata questa cosa con noi. Magari uno è adesso trovato lavoro, come faccio a dire no, che faccio, non vado a lavorare, anche se l'ho trovato adesso e non so come l'ho trovato, per rimettermi a allenare 7 di sera, certo. Sono situazioni che non è cose così. Ma considera il fatto anche che io c'ero avuto proprio sulla prima squadra, in caso così. Esatto. Lo scorso anno aveva riaccettato di continuare, fra tanti sacrifici avevamo trovato varie soluzioni, no? E in realtà quest'anno il Covid l'ha portato a dire non lo faccio più il sacrificio, è stata quella spinta a decidere di chiudere a 26 anni, quindi... Non so tanti, 26 anni, insomma, ancora c'aveva un bello spazio, peccato. E soprattutto anche i ragazzi, come diceva lui, è più... non trovano più interesse nel calcio. Questi due veramente. Anni, chi lo faceva... Io dico, qualcuno mi arrabbiava anche nel dire ma che venghi, non venire al campo se ti alleni così a perdere tempo, no? Certo. Nel senso, perché dico è una perdita di tempo per noi e per te. In realtà la scelta che hanno fatto adesso è di non venire proprio. Almeno dice, hanno chiuso completamente la porta. Senti Moreno, la prima decisione mi sembra di quest'anno è stata quella di togliere macchie dalla denominazione sociale. Sì. Perché in realtà nella Tibris non c'è mai stato un dirigente macchia. Un dirigente macchia. È stato fatto esclusivamente quando viene acquisito il titolo sportivo e quindi per il primo anno non si poteva fare. Poi il Covid e quest'anno abbiamo deciso di riportare il vecchio nome che era la Tibris 1914. In realtà stiamo aspettando ancora delle situazioni che risponda il comune, l'amministrazione comunale, perché non tanto perché non vogliono che ricambiamo nome, che ci sia certo. Il trafiletto macchie, ma perché vogliamo una sicurezza noi stessi come società. In quando ci sono stati dei casi, non per più tardi di 2 mesi fa, il rugby a Perugia, noi abbiamo la convenzione con l'amministrazione comunale, la gestione degli impianti sportivi per 5 anni. Quindi è una vinto un bando a concorso, quindi se lo siamo aggiudicato. Non vorrei che la domanda che è stata fatta all'amministrazione, noi cambiamo nome, ma non vorremmo, perché cambiamo nome, è la stessa partita IVA, certo. Tutta la stessa struttura, non è mai cambiata dal 1914, non vorremmo che poi avremmo problemi con le convenzioni. Certo. Aspettiamo questa risposta scritta dall'amministrazione comunale per
per poi procedere in federazione. Ci hanno detto che c'è tempo fino al 14 di luglio, quindi siamo, per dare una risposta, con penso che non ci voglia, speriamo di riuscire, che non ci voglia di solito sono molto, elefantine. Ecco, e anche per la stessa amministrazione, che si tolga macchie non è perché, beh, no, certo, perché comunque, sia una comunque cosa è stato, scomoda, però comunque è stato un gesto importante da parte del macchie, no? Nel senso, sì, è permettere stato, al calcio è stato importante, che ha permesso di continuare a far calcio. Forse in quel momento, se non sarebbe andato in porto col titolo sportivo, io non c'ero, però da quello che mi dicevano, molto probabilmente, se non riuscivano a prendere quel titolo sportivo, molto probabilmente la Tiberis sarebbe finita in soffitta. La Tiberis faceva la prima categoria in quel momento? La prima categoria. E si era salvata ai play-out in prima categoria. Proprio quindi dalle ceneri, diciamo, dallo stadio siamo ripartiti. Dallo stadio. Quindi andiamo avanti con il nostro passo, seguendo alla riga il budget, anche perché la società mi ha detto: se vai fuori budget ci pensi da solo, di tasca tua. Quindi si va dietro a un budget certo, e si cerca di costruire veramente il castello, questa volta con le fondamenta, non in cartapesta. Bene. Quindi ecco, cerchiamo anno per anno di alzare l'asticella, perché è giusto il primo step di riportare questa società dove merita, dove è stato tanti anni nella Serie A dell'Umbria. È una città importante. No? Non sarà quest'anno, non sarà un altro anno, però ecco, vogliamo alzare l'asticella già da quest'anno. Bene. Senti Pippo, questa decisione di appendere gli scarpini ce l'hai spiegata. Il direttore Bianconi ti ha dato il doppio incarico, per cui lo deve aiutare a lui, deve aiutare mister Bicetta. La cosa è, loro veramente, questa è una società dove io ci sono entrato, ma in amicizia, perché Marco, il direttore Bianconi, l'ho sentito prima mentre venivo su, lui purtroppo, per fortuna direi io, vive in Spagna. Vive Ibiza. Poi. Vive Ibiza, sì. Non c'è mai, cioè il periodo questo qui lui non c'è mai, torna definitivamente fine settembre, ottobre, per stare poi tutto l'inverno, va bene, però la costruzione, l'organizzazione, cioè è ora che va fatto. Io non parlo del prendere quello piuttosto di quell'altro, parlo di una serie di cose che va oltre prendere il singolo giocatore, che magari lo incontri e ti dice sì, l'hai preso in 5 minuti, per dire, certo. È tutta un'altra situazione. Lui non c'è mai, noi ci conosciamo da una vita con lui, abbiamo lui già 3 anni più di me. Il presidente Zoppi praticamente è il mio datore di lavoro, io sto con Eurobet, con loro, insomma, da quando ho smesso col professionismo. Certo. Cioè, è una famiglia, per me veramente è la seconda famiglia, fermo restando che il Foligno ci ho giocato quasi 500 partite, ma quello è un altro discorso. Mi hanno chiesto questa cosa, io l'ho fatta, ma veramente non è il ruolo di direttore, l'ho fatta in amicizia, e io dove posso arrivare arrivo per dare una mano a questa piccola società, stiamo parlando di un quartiere di Foligno, a crescere. Sono molto ambiziosi, c'è un settore giovanile con più di 250 ragazzi, la prima squadra da quando è nata praticamente, grazie a questa, per ridere, perché intuizione, ma una cena così, stavano Zoppi, Bianconi, il vice Sassi, il vice, vogliamo fare la prima squadra, da niente, va bene, dove ci iscriviamo? C'era la seconda categoria, solo lì da potevi partire, seconda vinta, prima vinta, ti trovi in promozione, ripeto, sono ambiziosi. Ben venga, ripeto, i soldi non sono i miei, cioè io gli do solo dei consigli e proveremo a essere protagonisti anche quest'anno, diciamo, in promozione. Beh, me l'immagino, poi dopo parleremo anche degli acquisti che adesso andremo a sentire proprio nel corso della prima raffica. A te Marina. Prima
grande novità in casa Ponte Valle Ceppi. Il club del presidente Francesco Cancellotti annuncia infatti l'ingaggio del centrocampista Giacomo Procacci, classe 1995, ex Gualdo Casacassalda e Castiglione del Lago. È la prima operazione ufficiale del direttore sportivo Emanuele Monni, nostro ospite della scorsa puntata, dopo aver annunciato la conferma di mister Lisarelli in panchina e del gruppo dell'anno scorso, eccezion fatta per Filippo Piazza e Nicolò De Iulis. L'altra news è relativa invece allo staff tecnico con mister Andrea Lisarelli, che potrà contare sulla importante collaborazione dell'ex difensore Fabio Ragnacci, che ha abbandonato il calcio e giocato, sarà il vice allenatore di Biancorossi. Lisarelli lo conosco da 10 anni, per me è un onore dargli una mano ed è anche un'opportunità per vedere il calcio da una nuova prospettiva. È un ritorno a casa, dato che qui ho giocato 5 anni e sono state stagioni davvero piene di emozioni. Cala subito la doppietta in casa Pierantonio. Il direttore generale Marco Marri e il presidente Giuseppe Fumanti annunciano infatti una bella doppietta. Annunciano gli importanti ingaggi del difensore Fabio Pilleri e dell'attaccante Claudio Missaglia. Ancora ne avevamo già parlato nei scorsi giorni e ora è arrivata anche l'ufficialità. Michele Cola è il nuovo attaccante della C4, un colpo che infatti conferma anche le alte ambizioni del club guidato dal presidente Paolo Zoppi e dal direttore generale Marco Bianconi. L'ex puntero della Ducato è dunque una nuova importante risorsa del mister Giacomo Bicerna, chiamato a vincere anche nella prossima stagione di promozione. Ma non basta, perché nella Ducato arriva anche un altro supercolpo. Leonardo Agostini, centrocampista ex di Foligno, che arricchisce alla grande a sua volta la mediana del club Folignati. Una doppietta che mette subito in chiaro le ambizioni di altissimo livello della società. Segnali importanti ci arrivano anche da Monte Castello Vibio, dove c'è tanta voglia di ripartire. Il direttivo, infatti, riunitosi nel fine settimana, ha deciso di ripartire da dove tutto era finito e quindi il primo tassello è la riconferma in panchina di Enzo Montecchiani, del suo staff e di tutto il gruppo di calciatori che era pronto ad affrontare la scorsa stagione. Nuovo direttore sportivo dell'MC 98, lo ha annunciato il club attraverso una nota del direttore generale Aulo Guiducci, sottolineando di aver affidato l'incarico a Tiziano Cesaroni. Vanta un buon curriculum da calciatore, ha detto proprio Guiducci. Avendo militato in diverse squadre del comprensorio come GRS Terni, Città di Castello e Gabelletta e soprattutto con la vittoria del campionato con Macchie e Dattigliano, dove ha conquistato anche la Coppa Umbra. Sarà operativo sin da subito. Si dividono le strade da Castel del Piano tra presidente Francesco Pace e mister Andrea Bricca. Il giovane tecnico aveva infatti iniziato appena lo scorso anno la collaborazione con il club perugino, ma è già tempo di dividersi per motivi familiari proprio di Bricca. Ho scelto di stare vicino alla mia famiglia, ci conferma proprio il presidente Pace. Ho visto il fiocco azzurro appena arrivato. Andrea è stato di estrema correttezza e professionalità, un legame, un'empatia che mai svanirà. Il club sta lavorando alla ricerca del nuovo tecnico che verrà annunciato nei prossimi giorni. Le voci parlano di Carlo Valentini e di Luca Grilli. A suon di confermi anche in casa Branca, il sodalizio Jacobino sta lavorando per mantenere l'ossatura della squadra costruita nella passata stagione. Dopo gli annunci delle permanenze dei giorni scorsi, stavolta tocca a Diego Giambi. Il giallo di centrocampo e difesa classe 1995 sarà ancora brancaiolo, una grande risorsa per il neo mister Marco Passeri. Filtrano ancora voci relative a trattative importanti da casa Tavernelle. La più altisonante del momento è senza alcun dubbio quella che potrebbe investire Elia Antolini. Sul centrocampista si stanno concentrando gli sforzi del club giallo-verde, che punta a far tornare a casa il talentuoso calciatore. Nelle ultime stagioni al Castiglione del Lago e anche Trasimeno quindi, e proprio prima al Tavernelle. Benissimo, grazie Marina per questa serie di notizie, tra cui c'erano anche quelle della C4 che ha fatto questo doppio colpo. Però adesso volevo chiedere una cosa a Cristiano Turchi, il direttore sportivo della Marina. Avete fatto, mi dicevi, domanda di ripescaggio un po' in tutte le categorie, no? Sia prima squadra, allievi, giovanissimi, per cui insomma è un progetto che cresce comunque ad Amelia. Ci avete voglia? Sì. Diciamo che ci devi svelare qualche colpo, ecco. Era un po' questo poi, allora, la domanda, sì, no. Tra parentesi diciamo.
Allora, visto che ancora non mi hai detto niente, allora, partiamo dai ripescaggi. Sì, no, abbiamo fatto ripescaggio, abbiamo fatto domande di ripescaggio con tutte le categorie perché ci sentiamo pronti di poter fare magari il regionale a 1 con i giovanissimi allievi juniores, specialmente con la juniores, perché abbiamo veramente, come l'avevamo già l'anno scorso ma purtroppo non abbiamo potuto vedere, anche quest'anno una juniores secondo me pronta per fare la 1. L'abbiamo fatto anche la prima squadra, è vero, però sappiamo che questa è una domanda difficile, no? Un po' più difficile, ecco, perché più difficile. Tra le 18 sì. non si può poi, mai dire. Perché... Poi oltretutto credo che anche il discorso di aver già pagato le iscrizioni, credo che le società sono spinte meno comunque male, a continuare, certo. Almeno questa dovrebbe essere la linea di tutte le società. Sì, per quanto riguarda la prima squadra, noi abbiamo sempre, io ho tre progetti nella mia testa, no? Quello che diciamo prima di portare in eccellenza la Merina, quello che stavo dicendo adesso di portare le nostre categorie del settore giovanile agonistico nella 1, nel massimo campionato regionale del settore giovanile, e poi l'altra è quella comunque di far crescere i nostri giovani e di puntare molto anche sui nostri giovani. E nonostante, come diciamo prima, ne parlavamo, che anche se è stato bloccato il discorso del fuori quota in prima squadra, in promozione e eccellenza, noi comunque andremo avanti per la nostra strada. Quindi io l'anno scorso ho portato in promozione, c'erano con noi 3 2003, quest'anno porteremo oltre quei 3 2003 altri 2003 e anche un paio del 2004, perché io voglio, magari anche a giro, però far assaggiare ai nostri giovani la promozione, la prima squadra, perché secondo me gli dà quella spinta in più e quella crescita che in questo momento gli serve. La velocità di gioco, l'agonismo, l'entusiasmo, tutto, bravissimo. Che non sia solo una questione di regolamento. Sì, che secondo me, a me gli obblighi, lo dico sempre, non piacciono. Per cui una società che invece crede nei giovani non si deve limitare a rispettare le regole. Fanne giocare 4-5 se proprio... Se sei favorevole a sta cosa, se ce l'hai validi, li fai giocare. Certo, non ci deve essere un obbligo. Sicuramente questa cosa non ci ha favorito, perché avevamo forse già il 2003, 2004, 2002 pronti, quindi, però accettiamo volentieri insomma, la decisione che è stata presa, noi andiamo avanti comunque per la nostra strada senza fermarci. Per quanto riguarda la prima squadra, noi abbiamo avuto, pochi giorni fa ho avuto purtroppo un ragazzo che ha deciso, una nostra giocatore che era importante sulla carta per noi, che è Pigazzini, che ha deciso di cambiare per una questione lavorativa. Dove gli hanno trovato lavoro. All'Olimpia Virus? Sì. Per una questione lavorativa ha fatto questa scelta, Samuele, è capibile, però noi non ci siamo fermati ovviamente, ha già contattato un possibile sostituto nel ruolo di centrocampista. E prossima settimana spero di poter chiudere con lui, ufficializzarlo. Posso anche dire chi è, non ho problemi, se ti fa magari, piacere. Magari, stiamo qui apposta. Perché è un'anteprima, perché ci ho parlato proprio adesso. Un'anteprima, benissimo. È Michael Bordoni, è un centrocampista, ex Campitello e Giove. Bravo, molto bravo, perché è sia fisico sia tecnico, è completo come giocatore. E quindi l'anno scorso a Giove... Anzi, 2 anni fa a Giove, l'anno scorso aveva firmato per andare a giocare nel campionato laziale in promozione. Ah, addirittura. Però quest'anno farebbe piacere che tornasse in Umbria, certo. E ad Amelia. Quindi ci siamo sentiti, lui è molto contento di venire ad Amelia, credo che non ci siano problemi e la prossima settimana dovrebbe essere un gioco della Merina. Non c'hai paura della concorrenza che no, adesso no, che l'hai svelato? Non diciamo. Ho paura perché il ragazzo, ci ho parlato, è contento di venire ad Amelia e non credo che sia una questione... economica, nel senso che è una questione anche scelta di cuore, lui abita a Giove, c'è un'amicizia, quindi... Insomma, via, la stretta di mano dovrebbe essere ma sufficiente, sì, dai, in questi casi. Ma certo. Filippo, allora, C4, tu dicevi ambiziosa, ma io direi molto di più, perché comunque ad un'ossatura già importante che aveva, no, l'aveva fatta diventare un po' la grande favorita l'anno scorso, è vero la tua perdita, però ci sono stati due innesti, insomma, Cola e Agostini, che insomma, scusa Mary. Ripeto, noi abbiamo confermato
quasi tutto il gruppo dello scorso anno, tranne Massi, l'attaccante, sì, no? Sì, che poi Gancio. È stata una decisione presa, diciamo, vabbè, logicamente dalla società, ma di comune accordo siamo andati a Civitanova a farci una cena e ci abbiamo parlato, insomma. E vabbè, ma a parte quello. L'utile al dilettevole. Esatto, bravissimo. Era logico confermare il gruppo costruito l'anno scorso, in quanto praticamente abbiamo giocato due partite di Coppa, cioè non avrebbe avuto senso, ma rimandare, rifare, quindi anche per, nel senso che Marco aveva parlato un pochino con tutti e tutti erano contenti e entusiasti, diciamo, di riniziare questa avventura con noi. A questo gruppo, come hai detto, hai anticipato te, io non ne ho mai fatto parte sostanzialmente, perché l'anno scorso ce l'ho fatta sì e no a fare i 5-6 allenamenti. Beh, sì, detto questo, logicamente Ganci non è più, non fa parte più del gruppo, e quindi andavano sostituiti questi due, io e lui, sostanzialmente un difensore, abbiamo il difensore anche lì l'abbiamo individuato, qua, sì, quasi preso, non ti dico, non è beh, più, allora anche no, lui, no, no. Dai, fa come tutti, dai. Ci abbiamo parlato, ora Marco torna il 24, se non sbaglio, De Pisa, di giugno, torna 2-3 giorni, speriamo di fare tutto. Viene dall'eccellenza anche lui? Viene dall'eccellenza. Sempre dalla Ducato? Viene dall'eccellenza, viene dalla Ducato, sì. E il cerchio si è stretto. Vabbè, ora poi mo sarà la bravura tua, ne posso fare tutto io. No. E niente, Leo Agostini, come hai detto te, io ci sono, l'ho cresciuto, ma nel vero senso della parola, da quando era così piccolo, sì. Lì sì, che abitava, sì, con la mamma, il papà, il fratello, e poi ci ho giocato insieme, e è stata una, è nata questa cosa, e noi avevamo le idee ben chiare, dovevamo solo capire se era il profilo giusto, sostanzialmente, mettiamola così, certo. Considerando che comunque sì, abbiamo sia Coresi che Fornetti che hanno 40, Matteo c'è l'età mia, Daniele c'ha 43-44 anni, prendere un giocatore che all'occorrenza può giocare anche da mediano basso era la nostra priorità, non prendere magari un giocatore con caratteristiche più di un altro tipo, insomma, vabbè. Cola cercavamo una punta, per me Michele è l'attaccante più forte che c'è, non mi viene a dire in eccellenza, io lo conosco da tanto tempo e c'è un rapporto in primis d'amicizia, per, cioè d'amicizia, la stima che c'ha lui nei miei confronti, io nei suoi. Ci abbiamo parlato mezza volta, ti giuro, mezza volta, e ci ha detto subito di sì, senza dover fare, ora c'aveva delle cose da risolvere con la Ducato, che penso che abbia quasi risolto, ripeto, Marco torna il 24 o il 25 di giugno, e speriamo di mettere tutto, insomma, nero su, sta qui una settimana, mettiamola così, sì. Ok. Invece anche Moreno è partito in quinta, perché sei uno dei pochi che ha fatto un paio di colpi, in promozione. Sì, sì. Noi Opara, dalla squadra dell'anno scorso, per quello, perché l'anno scorso sono stati 22 ingressi di giocatori, come ti dicevo, quindi era stato un lavoro massacrante. Con i test delle amichevoli della Coppa Italia abbiamo forse capito ancora dove dovevamo intervenire, quindi ci serviva un colpo sul reparto difensivo, lo abbiamo fatto con Opara. Ci servivano due colpi da fare nel centrocampo, quindi uno è arrivato, Elias Soggia, sì. E poi un altro dovrebbe arrivare, però non posso far nomi perché ancora deve giocare ancora, io spero più partite, ma sicuramente sabato deve fare i playoff di Serie D, quindi dunque viene dalla Serie D, insomma, dai. Quindi è giusto non far nomi, perché io con la società loro ci ho parlato, è un fuori quota, diciamo. Fuori quota ci ho parlato, però ha detto lasciaci, so che sei, me l'hai chiesto e ci mettiamo al tavolo, però aspettiamo. Ha detto lasciamelo in pace un attimino sta settimana, se lo pressavo un po' troppo. Poi vorremmo fare un colpo, ci serve davanti, prendere un vero centravanti possente, però secondo me è solo una speranza, io ci ho parlato, gliel'ho messo anche sul patetico, posso fare anche i nomi, Menichini, quindi gliel'ho messo su dicendogli se è partito con noi finisci con noi. Come ha detto, state un po' lontano. Un po' sul romantico, perché era partito, esatto, era partito con noi, anche se alla Tiberis con i suoi 16 gol che aveva fatto fino a dicembre era volato subito in Serie C a gennaio, alla Torres volò, però ecco, dico, se devi, adesso c'ha motivi. Beh, dipende, lui ha detto
che va a giocare al massimo a 20 minuti da sì, Corciano. Ma ci arriva, ah, ce ci ne arriva. Vuoi un 25, allora, ma donna. Allora dai, dipende anche da. Io ci spero, ci ho parlato, però dico forse rimane solo un sogno perché ci sono tante società. Io so che potrebbe andare a Bastia, che sta, diciamo, recuperando, no? No, so però che ho loro... parlato anche con la C4. Con la C4 lo so, però ecco, Mattia, a parte il giocatore, Mattia, ci abbiamo la stessa età, siamo cresciuti insieme con me, con Matteo Coresi da quando abbiamo 5 anni forse. Mattia abita, i genitori di Mattia, il papà sopra il campo, lui si affaccia, sta sul campo della C4. Sarebbe proprio, però adesso lui abita. No, ma adesso sta sposando, io ci ho parlato, ma in amicizia. Cioè, sì, ossia, la proposta non era, ma nemmeno a livello economico, ma parlando in amicizia gli è stato detto. Però ripeto, è stata una cosa, lo sento spessissimo, ci sentiamo, vedi, non è questione del calcio mercato. Vale lo stesso per me, no? Io glielo penso, dico, io posso arrivarci perché adesso lavora, non tanto, prima me sarei sognato, nel senso. Certo, non sbaglio, ma ha detto che potrebbe avere anche qualche problema con il lavoro. Se non... Sì, perché lui dice, se devo fare le cose le faccio seriamente, esatto. Se viene confermato c'è il problema di una potrebbe settimana, avere, esatto. C'è il problema di una settimana. Ha detto io mi alleno ma potrei creare problemi anche ai compagni che gli sta bene, che lo hai capito. Quindi sta valutando molte cose. Beh, non a caso. Poi la società una persona più seria, vicino non a caso ha giocato fino la società ancora, più vicino anzi, che gioca. A casa è l'Ellera, è lì. Sì. No, ho detto Bastia perché comunque Bastia ha ripreso Stirati, ha ripreso Marchetti. E diciamo, parlando con Mammo, dice, beh certo, Melichini mi piacerebbe. Poi dopo lui mi ha detto, io parlo con fare. Tutti, prima di decidere parlo con tutti, quindi... Sì, sì, beh, lui l'estate la passa al telefono, diciamo, di solito. Allora ragazzi, martedì, c'è stata la riunione delle società di promozione, successivamente a quella di eccellenza, dove si era un po' svelata la situazione delle iscrizioni che non saranno restituite quelle dell'anno scorso ma andranno a compensare quella di quest'anno in pratica. Poi dopo è stato sollevato il problema dei gironi, no? Essendo 36 squadre c'è chi vuole due gironi a 18 e chi ne vuole 3 a 12 come erano stati formati, diciamo, visto che si andava a cominciare molto tardi l'anno scorso. Voi che idea avete, diciamo, che ne so, cominciamo con Cristiano? Sì, questa è una problematica vera, no? Perché comunque in questo momento, poi con le garanzie ancora che non abbiamo, perché in realtà io mi auguro sì. Che sia tutto finito, però insomma, allora la bellezza di un campionato a 18 squadre o a 16 è fuori di dubbio che è nettamente superiore. E io, se dovessi scegliere per come piace a me il calcio, per come viverlo, per come una squadra può crescere durante la stagione, progettare un campionato, un allenatore, uno staff tecnico, i giocatori, nel complesso ovviamente i 16 o i 18, le 18 squadre sarebbe il massimo come bellezza. Però tocca anche essere realistici, obiettivi. C'è una situazione difficile, società in difficoltà economiche. Un campionato di 18 squadre comporterebbe sicuramente più spese, più trasferte, più lungo, una stagione più lunga, inizi, turni frasettimanali e la maggior parte dei giocatori, almeno da noi, lavorano. Quindi secondo me, per una questione proprio di logicità, per quest'anno, di organizzazione, anche perché poi secondo me sarebbe giusto tornare alle 16 e 16, perché 18 obiettivamente diventerebbe un campionato tanto impegnativo. Sì. La cosa giusta sarebbe 16 squadre, no? Per un campionato di promozione. Quindi secondo me quest'anno sarebbe giusto, noi come Amerina pensiamo che sia giusto fare 12 squadre, anche se ripeto, lo dico con dispiacere perché ovviamente la bellezza di un campionato a 12 squadre è nettamente diversa, però l'importante, nessuno lo può mettere in dubbio. Bravissimo, l'importante è ripartire, già quello sarebbe importante, riuscire a finire un campionato, anche se a 12 squadre, finirlo già sarebbe un successo secondo me, per com'è la situazione. Poi spero che in futuro si ritorni presto a fare quello a 16 squadre. Sì. Certo. Moreno? Ma se dovrei scegliere io, per vari motivi, sceglierei il campionato quest'anno a 18. Perché facendo un campionato a 18 alla fine il valore della squadra esce. A 12 squadre, se una società sia ambiziosa
sia che si vuol salvare e sbrotta le prime 3 o 4 partite, diventa un problema poi risollevarsi. Non c'è il tempo, secondo sì, me. Sì, se andiamo dal punto di vista esclusivamente sportivo, assolutamente questo potrebbe però, essere in discussione. La però... preoccupazione, certamente la preoccupazione c'è, però dobbiamo essere anche ottimisti, perché vedo che migliora le vaccinazioni. Certo, i giocatori devono essere tutti vaccinati, perché questo deve essere il principio, deve essere il principio della ripartenza. La vaccinazione quando si farà? Nel senso, in base a come si farà la vaccinazione, si comincerà, si daranno delle date, no? 18, 19, 20 anni, ora, cioè, non saranno mai vaccinati. Però per visto lui. Che stanno aprendo un pochino a tutti... Possibile, io sono d'accordo con lui in quello che dice. La logica dice di fare dei gironi. In questo momento è quella, cioè, anche perché la cosa, speriamo di noi, facciamo tutti scongiuri, ma anche dovesse un attimino ripeggiorare leggermente e dobbiamo ribloccare il campionato per un mese, 15 giorni. Un conto, un campionato a 12 squadre che comunque bene si può rifinire, è più facile col tempo finirlo, altrimenti sarebbe difficile veramente. Quindi rischi di dover far vincere il campionato, che è peggio ancora secondo me, a una squadra magari a 5 giornate alla fine, a una che è prima, quando una ha un punto dietro, come è successo 2 anni fa, cioè questo punto magari è meglio finirlo, anche se più corto, sì, ma no, farlo fino in fondo, okay? Questo è la sicurezza, anche se speriamo che non succeda più, per carità, io mi auguro insomma che... La speranza è che con questo vaccino insomma, considerando che si a 18 vada... poi, a 18 però giustamente ci sono anche problematiche non solo del Covid, perché... Se devi finire i campionati in base a certe regole, devi giocare anche di mercoledì. Certo. Allora, interrompiamo, poi riprendiamo proprio su questo discorso, andiamo con la seconda raffica, dunque linea Marina. Ufficiali dell'AMA dopo l'annuncio nei giorni scorsi di Francesco Fazi quale nuovo allenatore. 2 colpissimi già effettuati, arrivano in bianco-nero il centrocampista Nicolò De Iulis, classe 1998, reduce dal fresco divorzio con il Ponte Valicetti, ed il difensore centrale Alex Borgo, anche lui classe 1998, nell'ultima stagione proprio al Montone. Il club ha poi trovato l'accordo con diversi elementi già presenti in rosa e che faranno parte anche del progetto Farsi 2021-2022. Si tratta del portiere Mattia Mannarini, del difensore Diego Volpi e Mattia Cappellacci, dei centrocampisti Alessandro Locchi e Simone Bernicchi e degli attaccanti Gabriele Bartolucci e Stefano Bartolini. Dopo l'annuncio della conferma di Michele Proietti in panchina e l'investitura di Stefano Fabiani e Gabriele Ciliani quali operatori sul mercato, il Massa Martana affonda proprio i primi colpi. E sono decisamente importanti, intanto la prima news è rappresentata dalla permanenza del portiere Jacopo Pernini, classe 2001, che di fatto torna in rossoblù dopo l'esperienza Marina di Ragusa in Serie D. Un'operazione in via Ternana, come del resto è stata quella dell'altro volto nuovo massetano, il giovanissimo esterno mancino Davide Monesi, classe 2003, lo scorso anno promesso sposo della Merina. Il colpo di grido arriva ancora invece al centro della difesa, che sarà guidata infatti dall'olandese Jens Jens, classe 1986, anche lui con trascorsi con le Fere e i nostri dilettanti invece proprio con l'Ellera. Primi colpi al palazzo firmati dal DS Luca Balducci, dopo la conferma di Mattia Ferroni, classe 1997, il dirigente rossoblu si aggiudica le prestazioni di un numero 1 di lusso come Emanuele Scarselli, classe 1986, ex di Perugia, San Secondo, Città di Castello e Giovani Europei Spoleto, e dell'esterno sinistro Michele Quinti, ex di Tavernelle e bandiera importante del Petrignano. Siamo felici di questi primi colpi, ci ha dichiarato Balducci. Stiamo lavorando insieme a tutta la società per allestire una rosa competitiva nonostante il periodo storico che stiamo affrontando. Crediamo infatti in questi ragazzi e siamo convinti che ci ripagheranno degli sforzi che stiamo tutti quanti facendo.
Elle era superstar già dalle conferme. Dopo quelle di mister Zoran Luzzi e del direttore sportivo Mauro Coppoloni, il club ha già trovato gli accordi con ben 10 calciatori convinti già dall'anno scorso del progetto azzurro. Anche nelle stagioni che va a cominciare resteranno in azzurro il portiere Simone Battistelli, i difensori Lorenzo Ricci, Davide Zanchi e Kevin Marconi, il jolly Edoardo Pettinelli, i centrocampisti Rocco Rondoni, Luca Ubaldi, Dario Colombi, nonché gli attaccanti Michele Boldrini e Filippo Passeri. I dilettanti salutano un gran ritorno, quello di Roberto Borrello, tecnico di onoratissima carriera, fra i dilettanti che ha vissuto le ultime stagioni come coach nelle giovanili della Ternana. A puntare su di lui è lo Sporting Terni del presidente Maurizio Gambino, che gli ha affidato la prima squadra per la stagione 2021-2022. Tra i dilettanti umbri ricordiamo Borrello per mister della Narnese, Orvetana, Gallo, Arrone, Gabelletta, Spoleto e pure Sporting Terni nel 2009, oltre a Rieti nel Lazio. Nel suo staff in qualità di preparatore atletico Marco Toderi. Progetto nuovo, certezze vecchie. Il Mantignana a Montemalbe, dopo aver finalizzato il progetto di fusione, è al lavoro per la costruzione della prima squadra in vista della prossima stagione. In attesa dei primi rinforzi, recita la nota del club, la società ha il piacere di annunciare le permanenze di Matteo Cenerini, capitano e bandiera della squadra, ormai una vera e propria istituzione del club corcianese, e quella di Alex Gibbs, il fiore all'occhiello della scorsa campagna trasferimenti. La sua esperienza sarà al servizio di mister Rubeca anche nella prossima stagione. Da sottolineare anche le conferme del portiere Parretta in difesa di Cosci, Marinelli, Francesco, Bricca e Tinozzi e da centrocampo di Marinelli Giovanni, Mancinelli e Paradisi. E potrebbe anche tornare in campo Francesco Radi. La società ci sta lavorando in maniera molto importante. Benissimo, grazie Marina per questa seconda raffica di notizie di calciomercato. Allora, stavamo parlando dei gironi, a 12, a 18 mancava l'intervento di Filippo. No, hanno detto tutto giusto, nel senso io dentro la logica, anche perché io cioè quando ho giocato il campionato è a 18 o 16, che sia, comunque certo. Sia quello, anche a 20 potrebbe, cioè, per dire la serie, vabbè, la Lega Pro è stata, però... La logica per una logistica in caso in cui un'interruzione, come diceva, porta a pensare che forse ad oggi la soluzione migliore per quest'anno quantomeno certo. Sia questa. Poi non so, forse facendo le prime andranno su e una con tutti i playoff, ora non so, dopo che si inventano, retrocede solo l'ultima ad ogni girone, non lo so. Però è comunque sia fare tre gironi da 12 e penso sia diciamo più... Diciamo che con i gironi da 12... Secondo me puoi coinvolgere un po' tutte e 12 le squadre, no? Sia nei playoff che nei playout. Sì, sì, per è cui sempre in ballo, decide tutto. È sempre in ballo tutto sì. Quanto. Perché sicuramente fra i playout a 12 la e i playoff è, quasi è non c'è. Due mezzo, certo. Darsi che l'ultima giornata una che lottava per il playout si ritrova nei playout. Poi uno deve pensare sempre al peggio, che al peggio ad oggi è. Si è costretti a reinterrompere il campionato. Anche per secondo me, io... Quindi uno deve prepararsi al peggio. Se la peggiore ipotesi è questa, a quel punto avere meno partite da giocare logicamente è la cosa più. Sì, e poi comunque insomma giocare infrasettimanale per la promozione no, già è complicato per l'eccellenza. No? Che... È quello che è successo sulle Marche, questo che si diceva sì, Marche, col, Ganci, col scusa, Porto d'Ascoli. Certo, no, parlando di Ganci, che lui gioca ora, è andata alla San Giustese, è andata loro. È un campionato a 6 squadre, ma che no, campionato? Quello effettivamente, dai, quello è perché uno neanche deve. Anche il torneo estivo, no, quello meglio non farlo. 6 cioè, squadre è stato il campionato delle Marche, due gironi meglio da 6. Meglio non farlo, anche secondo me. Infatti, quando me l'ha detto, non ci credevo. No, ma come 5 partite hai fatto girare? Cioè... La ripresa d'eccellenza sta un po' ridicola. Sì, diciamo, sì. Poi me, ripeto, per carità, ogni regione. Piccoli, certo. Cioè. Però se è stato deciso che ne so. Alla fine l'Umbria secondo me ha fatto bene. La scelta più. No, sono due la scelta più. Umbria e Friuli. Due. Poi anche un'altra cosa è 12, perché c'è anche una. Se anche per la vaccinazione, no, come diciamo prima, dar la possibilità di iniziare il campionato leggermente più tardi ti consente anche di mettere. No, sistemare anche il discorso vaccinazione con tutti i ragazzi. Certo. Perché se fai a 18 squadre devi iniziare probabilmente i primissimi di settembre, perché. Iniziare la preparazione i primi di agosto per una squadra di promozione, sì, ipotesi,
magari in questo modo a 12 squadre può iniziare anche appena dopo Ferragosto, sì, può scegliere il mister. Anche bisogna valutarle queste cose che sono importanti, sia a livello anche economico per una società sportiva, ma più che altro proprio a livello organizzativo, con i vaccini, con l'anti-Covid, con i certificati, insomma. Diciamo che se la guardiamo solo a livello sportivo, certo, a 16 o 18 non c'è discussione. Diciamo. Se invece la guardiamo a livello anche un po' di cautela nei confronti del momento che stiamo vivendo, probabilmente farli a 12 io non ci troverei nulla di strano, insomma. Perlomeno in questo anno, poi organizzi promozioni e retrocessioni in base alle condizioni, però insomma la valuterei un po' così. Comunque la cosa più importante è ripartire. Ecco, questo c'hai ragione, pure ancora non abbiamo le date ufficiali, diciamo, di ripartenza neanche, no? Filippo, adesso fai parte di questa C4, Foligno si è salvato alla penultima giornata, C4 vuole diventare però la società di riferimento, io credo, no? No, questo lo sento, è una cosa che sento parecchio, ripeto. Io c'è questa ambizione, via. No, ripeto, il fatto che il presidente, il direttore siano ambiziosi non vuol dire però che noi ci dobbiamo andare a sostituire. Nel senso, poi dopo dipende anche dal Foligno quello, certo, che succederà al Foligno. Nel senso, non è che noi Foligno, spero per loro, ma per i tifosi, per la città, per tutta la rosa, che sono tutti amici praticamente, spero che abbia, che dire, vita lunga, come si dice, e abbiano un progetto, come si dice in questi casi, solido e duraturo. Ora, magari non ha senso giudicare la nuova proprietà ora, nel senso comunque sia, ma magari va giudicata poi, nel senso ora comunque sia. Voi, sono qui da un mese, mo, bene o male la salvezza l'hanno raggiunta, magari diamogli tempo quest'estate e l'inizio del prossimo campionato per vedere quello che hanno in mente e come progettano il tutto. Certo. Questo è il Foligno. Noi, ripeto, ambiziosi, seri, tutta gente di Foligno giovane, però noi, quello che Marco pure sempre dice, poi tu lo senti spesso, sì, l'ambizione è di portare la C4 dove il massimo che può arrivare, che penso sia l'eccellenza, che è la Serie A dell'Umbria. Ora non è che uno deve sognare o fare voli, però l'eccellenza penso che sia la portata, sia a livello di gestione, di organizzazione a 360 gradi, sia a livello economico ad oggi. E anche di strutture. Sì, comunque, esatto, comunque sia, ripeto, siamo un piccolo quartiere di Foligno con strutture che ti permettono di fare l'eccellenza, ma già stai con l'acqua alla gola in un certo senso, perché tanta è la realtà delle cose. Quindi quello è. Poi ripeto, al Foligno gli auguro il meglio, come ho sempre fatto, ci ho giocato, ripeto, in tutti i campionati, in tutte le categorie, e ho fatto 5 anni da capitano, quindi gli augurerò sempre il meglio. Poi, se non sbaglio, nel 2019 sei stato votato come il facchetto più amato del millennio. Però, davanti a Turchi, pensa, davanti e a Cherubini, esatto. Quella, ripeto, era una cosa che io nemmeno sapevo, perché io non ho social, non ho tutte queste cose, no, tu sei anti-social, Facebook, mai avuto in vita mia, Instagram, zero. Un giorno mi chiamano, non sapevo di questa cosa, ma la verità, mi chiamano e mi dicono sei in finale. Dico, ma io dove sto in finale? Non ho fatto niente, che finale è? E poi mi hanno spiegato che era un concorso tutto online, comunque sia con Instagram, sì, Facebook. Sì, una pagina Facebook, ma io l'ho saputo quando già ero in finale, praticamente. Per cui, insomma. Sì, dopo è una soddisfazione, ripeto. Beh, io al Foligno ringrazierò adesso sempre. Non so in quanti hanno votato, però mi sembra il 57%. Sì, la finale sì, con me 43. Però ripeto, io a Foligno sarò sempre grato alla gente, alla città, ai vari presidenti comunque sia con cui sono stato. Qualcuno meglio, qualcuno peggio, però ripeto, io non posso che augurargli il meglio, insomma. No, certo, assolutamente, anche noi, non è che era solo una domanda. Sì, sì, no, giusto, però. Riferimento alla C4, che comunque in 3 anni, seconda, prima promozione. Sì, no, quello che dovevo, ripeto, sono ambiziosi, ma a parte guardare la rosa della squadra ti fa capire che comunque sono ambiziosi. Assolutamente. È una società che vuole provare a vincere il campionato, dopo non sempre ci si riesce, però. Beh, certo, vince una soltanto. Esatto. A 18 sono a 17 concorrenti, a 12 ce n'è un po' meno, esatto, un po' meno però. Cristiano, invece voi con Pamela Conti, se non ho letto male, CT della Nazionale del Venezuela, avete cominciato una scuola calcio femminile. Sì, quest'anno siamo partiti con questa nuova avventura, un progetto serio che avevamo già in cantiere da un po' di tempo. Abbiamo questa conoscenza, questa amicizia, abbiamo parlato con Pamela che
tramite anche Vincenzo Conti. Lui sarà l'allenatore della squadra di eccellenza femminile, che lui è anche in questo momento fa il secondo alla sorella Pamela Conti come allenatore della Venezuela nazionale venezuelana femminile, e andranno a fare il mondiale adesso. E partiamo con questo progetto molto, molto bello, è un mondo diverso. Avete già parecchie adesioni, come siete messi? Abbiamo diverse bambine che si stanno informando, è difficile, molto difficile, perché come sapete benissimo la mentalità che c'è un po' qui da noi ancora non è proprio molto aperta sotto questo punto di vista. Spero che ancora, sì, sento tante cose che sinceramente non mi piacciono. Molti punti interrogativi, diciamo, no? Eh sì. Beh, insomma, da parte di parecchi, poi dopo ognuno ha la sua idea. Io ti dico che proprio anche per questo sono contento, perché voglio anche sfatare questa cosa. Io ho visto qualche partita adesso nell'ultimo periodo, sono andato a vedere a Spoleto Riccione, femminile di C, l'altra domenica. Comunque è un ambiente diverso, molto diverso dal calcio maschile, nel senso che comunque la mentalità, le ragazze sono veramente, hanno una mentalità molto seria, prendono le cose, non gli fa problema. Con serietà? Sì, con serietà, poi non gli fa problema fare mezz'ora di strada o con la macchina, vanno oltre. E sì, la speranza è di riuscire a fare una squadra di settore giovanile come primo anno e la squadra di eccellenza ovviamente partecipare al campionato di eccellenza. Certo. Devo ringraziare sì Pamela Conti per il suo appoggio, di Vincenzo Conti, ci abbiamo anche, adesso è entrato in società Massimo Monetini, che è stato il vicepresidente della Grifo Perugia quando anche ha fatto la Serie A. Ah, okay. È stato col Perugia femminile anche il primo anno della... Già lo staff, insomma, lo staff di primo livello, no, insomma, le cose fatte bene, se no non le faccio, devono essere fatte in maniera seria, certo, professionale. E poi devo ringraziare Valentina Roscini, che è la delegata della federazione al calcio femminile, qui della FIGC, che ci sta dando una mano, mi è stata vicino, ci sta aiutando, e è un appoggio importante da parte sua per noi. Certo. Speriamo che vada ben fine, ben po'. Non so se abbiamo un'altra raffica. Bene, allora linea Marina. In attesa di sciogliere le riserve sul prossimo allenatore, colui dunque che raccoglierà il testimone di Francesco Farsi, passato nel frattempo all'Ama, in casa Castiglione del Lago c'è l'attivissimo Simone Angelini che si porta avanti con il lavoro, il direttore tentando tra gli altri profili sondati nei vari reparti e dei quali vi abbiamo già dato conto, due bomber mica male. Si tratta di Marco Donati, classe 1995, in stagione prima alla Massese, ora alla Tiferno, 1919, e di Nicolò D'Urso, classe 1996, dal Salsepolcro, oltre ovviamente a Braccalenti e Miccio, già da considerare nella rosa dei lacustri. Sul versante mister, intanto, le voci parlano di una decisione del club in addirittura d'arrivo e tra venerdì e sabato, infatti, ci sarà fumata bianca. A favore di chi tiene forte la candidatura di Vicarelli, ma ormai è alla pari con Recchi. Settimana particolarmente intensa in casa Nestor, il tandem operativo sul mercato, ovvero Stefano Porcari e Daniele Ranocchia, sono attivi a 360 gradi ed hanno già messo in piano il primo grandissimo colpo. Si registra infatti il ritorno a casa del portiere Nicola Marianeschi, marcianese doc, nell'ultima stagione al Marra San Feliciano. Un evento questo salutato molto favorevolmente dalla tifoseria. Il tandem operativo marcianese si è poi dato da fare sul versante conferme ed ha trovato gli accordi con i vari Alessio Onofri, Luca Ciurnelli, Davide Baldoni Tiberi, Matteo Secesniak, Gabriele Goretti, Luca Regnicoli, Luca D'Ambrosio e Davide Sant'Antonio. Dopo la conferma di Carlo Mollaioli alla guida della squadra, in casa Superga 48 arriva anche la prima operazione di mercato in entrata. Il direttore sportivo Massimiliano Capitani annuncia infatti l'ingaggio dell'esperto difensore Lucio Baronci, elemento che viene dalla Castellana, club di seconda categoria, ma vanta di una buona, buonissima esperienza maturata in eccellenza, promozione e prima categoria, molte stagioni delle quali nelle file dell'Acletunno. Ripartiamo da dove tutto si era fermato, afferma Capitani. Abbiamo confermato tutti i giocatori con cui avevamo iniziato a settembre, ma faremo ovviamente anche qualche ritocco.
Voci piuttosto insistenti parlano di un affare in corso di definizione per l'Olimpia Tigres del presidente Sandro Corsi. Il club ternano infatti viene considerato ad un passo dal chiudere la trattativa con Samuele Pigazzini, classe 1998, ex di Spoleto e di Montoni. Il centrocampista la scorsa estate avrebbe infatti sposato il progetto della Marina in promozioni, ma in questa circostanza la differenza potrebbe farla assolutamente il richiamo dell'eccellenza. Settimana frenetica in casa Bastia, dove il presidente Sandro Mammo e il direttore sportivo David Ricci hanno messo a punto diverse operazioni. In primis due grandi ritorni in biancorosso. Si tratta dell'attaccante Nicolò Stirati, ex di Assisi Subasio e Castiglione del Lago, già protagonista con la casacca bastiola 3 anni fa nella promozione in Serie D, e del centrocampista Alessandro Marchetti l'anno scorso al San Venanzo. Diverse già le conferme, come quelle di Lorenzo Finestra, Lorenzo Mennini e di Filippo Rosignoli, e numerose anche le promozioni in prima squadra dei giovani cresciuti nella cantera biancorossa, ovvero Alessandro Bianconi, classe 2003, Samuele Baldoni, centrocampista 2002, Tommaso Bibi, difensore 2003, Nicolò Cecchini, difensore 2002, Francesco Corriale, attaccante del 2001, Daniele Fermi, centrocampista 2001, Claudio Pollici, portiere 2003, Alessio Santucci, attaccante 2003 e Alessio Tarpanelli, difensore del 2001. Nuova saracinesca in casa Marra San Feliciano. Il club lacustre registra infatti la partenza di Nicola Marianeschi, approdato proprio alla Nestor. Si è subito mosso a caccia di nuovo numero 1 e l'ha individuato in Jacopo Farinelli, ex di Cavernelle e di Casa del Diavolo. Nuovo mister infine dalla Pietralunghese, dove torna Maurizio Tassi, già in diverse stagioni sulla panchina rosso-blu. Prende il posto di Bartolomeo Di Renzo. Benissimo, grazie Marina per questa terza raffica. Moreno, invece voi alla Tiberis calcio donne per ora non c'è questa idea. C'era, è andata avanti per, mi sembra, era affiliata al settore giovanile, era col nome Tiberis, poi col seguito l'intero gruppo è passato al Gubbio. Ah, ecco, per cui insomma adesso sì. da voi insomma non c'è più, da noi non c'è più, quindi è andata al Gubbio. Ah. Abbiamo qualche ragazzina, ma gioca ancora, è piccolina, gioca con i maschietti, e un paio di ragazze che erano di quella squadra sono andate, stanno giocando a Perugia, e il portiere è veramente, non con la prima squadra, con l'altra squadra, il portiere è veramente bravo, brava. È la figlia dell'ex attaccante Urso, quindi qualcosa ha preso, diciamo. Senti Filippo, invece come C4 avete fatto una sinergia con la Visfoligno, se non sbaglio. Sì, a livello di settore giovanile soltanto, a livello sì, perché la Vis comunque ha la sua prima squadra, che anche lei farà il campionato di promozione comunque sia come noi, però per il settore giovanile sì, abbiamo fatto, chiamiamola, una collaborazione, dai, tanto penso che sia giusto che comunque sia le società dello stesso territorio. Beh, perché alla fine no? Sì. È Foligno, ma ce ne sono parecchie, perché poi c'è il Sant'Eraclio, ci sarebbe la Fulgini, tante ce ne sono lì intorno a Foligno, il Foligno stesso comunque sia. Penso che sia giusto avere un'unità di intenti. Io mi ricordo quando io giocavo col Foligno, che erano i professionisti, e Chico Cherubini era il direttore. Sì. Comunque sia, il Foligno è il punto di riferimento logicamente in quel momento della città, però tutte le società del settore giovanile erano unite con l'intento magari poi di portare i ragazzini al Foligno. Ora questa cosa si è persa, onestamente. È vero che il Foligno non è più nei professionisti e va bene, però ogni piccola società prova a fare i propri interessi, magari non nel giusto modo, mettiamola così, e secondo me non si arriva lontano, ossia in quel momento puoi anche fare i tuoi interessi e avere la meglio su un'altra, mettiamola così, ma non è il modo, perlomeno per come vedo io, a di lavorare. Lungo, esatto, magari. Bravissimo. E quindi abbiamo iniziato e proviamo a fare questa collaborazione con il settore giovanile, con le strutture, e niente, per ora, cioè è iniziata ora, per ora va bene, sì, per ora, nel senso, cioè, poi ancora manco abbiamo fatto niente, però in questo mondo io, ma cioè, vuoi dire, la Fiorentina, Gattuso l'ha preso quanto?
sì, un mese fa, già stanno 20 giorni fa, e oggi uscì la notizia che Gattuso non è più allenato della Fiorentina. Esatto. Quindi nel senso, in questo mondo uno si è... Lì è una questione dei procuratori, perché no, adesso non lo so, il procuratore esempio, deve portare alcuni giocatori per fare capire in questo mondo come funziona nel calcio, poi a tutti i livelli. Andando a parlare, adesso che hai aperto la parentesi del calcio, diciamo quello molto sopra di noi, ieri sera sentivo su Sky Capello che faceva una disquisizione tecnica, e a mio giudizio c'aveva ragione, dicendo che le partite secondo lui si vincono a centrocampo. Poi come la vedete da questo punto di vista? Secondo te? Io penso che l'Italia, ora parlando dell'Italia, a prescindere da quest'Italia, è una squadra, è una nazionale che io la vedo molto come una squadra di club. Nel senso, sembrano 11, 12, 13, 14, 15 giocatori. Sembra, e secondo me siamo, se non sbaglio, l'unica nazionale, poi io lavorando a Eurobet mi dà gusto guardare le cose. Siamo forse l'unica nazionale che ha tutti, tolto Florenzi e Verratti, tutta la rosa che giocano nel campionato italiano. Secondo me quello è un vantaggio, non è una cosa da poco, a differenza magari da altre nazionali, poi magari che hanno più talento. Sì, vedi la Francia, vedi il Belgio, se prendi le individualità forse sono migliori di noi, però giocano sparsi in tutta Europa. E poi quando vai a fare una competizione che in un mese, perché la finale è l'11 luglio, inizia, devi, se arrivi in fondo giochi 10-8 partite, mi sembra, così ravvicinate, ogni 3-4 giorni praticamente, avere un'unità di intenti e capire anche giocare lo stesso calcio, l'Italia per me è la nazionale che gioca meglio, l'ho viste tutte le partite, ripeto, lavorando, secondo me senza dubbio è quella. Poi se abbiamo più o meno talento della Francia, del Belgio, della Germania, quello ci possiamo parlare quanto ci pare, ma sicuramente è la nazionale che gioca meglio l'Italia, che ha un'intensità diversa dalle altre, che è un gruppo, che si vede che è un gruppo. Io la vedo così. Sì, diciamo, c'è il giocatore che spicca, esatto, ma in realtà spiccano, cioè, un po' tutti. Per me questa, no? Nazionale gioca meglio del 2006. Sì, beh, il 2006, però nel 2006 abbiamo vinto il mondiale bene. Poi. Aspetta, non ci scordiamo. Il 2006 non è che abbiamo giocato benissimo, però alla è fine è vero che ci avevi avuto, che hai incontrato Ucraina e Australia, sì, quarti, ottavi, e quindi no, Ghana, il cammino è stato un po' facilitato. Ghana, America nel girone, comunque sia, non era. Però questa secondo me gioca meglio. Sì, sì, assolutamente. Moreno, secondo te si vince al centrocampo una partita oppure... Ma, cioè, col centrocampo forte, insomma. Un centrocampo forte è sempre tu quando, cominci a costruire una squadra, le prime mosse dove le fai? Infatti sto... Difesa, attacco o centrocampo? No, io passo dal basso, poi tacco a salire. Comunque il centrocampo... Tu prima la difesa, prima non prenderla. Prima non prenderla, io sono dalla vecchio stampo. Però il centrocampo è importante, è praticamente è il cervello della squadra, secondo il mio punto di secondo vista. Me sì. Però tornando alla nostra Italia, secondo me sta giocando bene, ma è l'entusiasmo che ha portato Mancini, che ha creato il gruppo. Il gruppo è molto più importante anche del centrocampo. Un forte gruppo questo ti porta lontano. Sono d'accordo anch'io, a tutti i livelli secondo me, non solo su una squadretta di seconda categoria. Però anche ad alti livelli, se vanno tutti d'accordo, anche chi gioca un po' meno, però i risultati si vedono, perché comunque l'alchimia è più evidente. Anche no? Se io non ho amato mai uno spogliatoio piatto, però... Lo spogliatoio? Uno spogliatoio piatto, dei bravi ragazzi. Non è che deve essere piatto, deve però... Deve essere un bel mix che poi alla fine... Se ci stanno litigi interni, più, però secondo fra me virgolette... paraculo e l'altro, però che alla fine lavorano tutti per un obiettivo. Certo. Cristiano? Sì, tu eri un difensore centrale, se non sbaglio, per cui... centrocampista inizialmente, poi passavo direttore generale, sai, con l'età dopo. Sei arretrato. Sì, arretrato. Posso dire che secondo me la forza dell'Italia, come dicevamo, è il gruppo. È l'esempio lampante di quando noi, delle volte sembra che facciamo discorsi fatti, no? Ai più giovani o alla squadra, dicendo che se riusciamo a creare un grande gruppo possiamo raggiungere risultati. Poi ovviamente è importante avere giocatori bravi, ma non è fondamentale solo quello, ma sono fondamentali il gruppo, l'unione di intenti. L'Italia secondo me è l'esempio, che non c'è, se noi andiamo a prendere un'ossatura vera e propria dell'Italia, fatico a trovarla. Di solito noi costruiamo le squadre su un'intelaiatura di 4-5 giocatori, il difensore centrale esperto, il centrocampista in mezzo, l'attaccante che fa gol, il portiere. In realtà questa nazionale fatichiamo anche a trovare questo, perché poi esce Chiellini, che comunque è uno dei più carismatici. Punti di riferimento.
Cioè è una squadra veramente completa, è un gruppo veramente molto unito, merito sicuramente all'allenatore e ai ragazzi, perché sono veramente, io ho visto giocare ogni giocatore per la squadra. Non vedi un giocatore che gioca per se stesso, ma si vede proprio in maniera proprio lampante. Non è che è un'intuizione, no, cioè, si vede proprio, cioè il Berardi della situazione o altri giocatori che giocano veramente per la squadra senza pensare a fare loro il gol, magari dando la palla assist anche quando potrebbe fare gol direttamente lui, cioè c'è questa, e questo secondo me è il nostro punto di forza. Vincere è difficilissimo, però secondo me quest'anno ci possiamo divertire. Speriamo, io ho visto anche ieri a tratti magari il Galles, e devo dire che delle tre del girone secondo me è quella un po' più rognosa, non tanto perché c'ha 4 punti, ma perché comunque in un complesso diciamo di buon livello c'ha anche 2 giocatori come Bale e Ramsey, no? Che comunque Bale mette certe palline, ragazzi, cioè certe verticalizzazioni perfette, quelli un bel banco di prova. Sarà un bel banco di prova. Sarà un bel vedere. Banco di prova, poi anche se forse cambierà. Se gioca alle 18, che il Galles già ci ha giocato, per cui è un po' più abituato. Noi abbiamo giocato sempre in notturna, diciamo. Magari Roma, non so come sarà il tempo domenica, però sembra che la bolla di aria calda sia in arrivo alla grande, per cui anzi già ce l'abbiamo ben presente. Benissimo, io direi che non so se volete aggiungere qualcosa di vostra idea, iniziativa, possiamo anche salutare e ringrazio prima di tutto gli ospiti che sono stati con noi, con i quali abbiamo disquisito di vari argomenti, sia dei dilettanti che anche un po' della nazionale di Mancini. Ringrazio alla mia estrema sinistra Cristiano Turchi, direttore sportivo della Merina. Grazie a te per l'invito, grazie a voi. Cristiano, grazie. Poi troviamo Moreno Pompei, direttore sportivo della Tiberis 1914, grazie. Bar tra virgolette macchie, ancora, macchie. Ancora la manteniamo, e poi qui vicino a me Filippo Petterini. Grazie, grazie Ste, grazie a tutti. Ex calciatore freschissimo e adesso anche direttore sportivo e vice mister alla C4. C'ha questi vari titoli in questo momento. Non fa niente, non fa tutto. Non fa niente, però è sempre così. È nominato dappertutto. Benissimo, grazie a te Marina e grazie a tutti voi, alla prossima. Avete appena assistito dal centro commerciale Gherlinda ad Eldra di Corciano a una nuova puntata di Sette Calcio Mercato. L'appuntamento è per la prossima settimana con le ultime novità.